grazie appunto al sistema di crowdfunding siamo riusciti a sostenere il viaggio. Ovviamente grazie anche a Terra Nuova Edizione, la nostra casa editrice che ci ha fatto uscire in stampa e ci sta distribuendo. E ovviamente grazie mille alle realtà che ci hanno ospitato e supportato e sopportato soprattutto, perché avere due fotografi alle calcagna tutti i giorni, due che fanno domande ogni 3 secondi e non è assolutamente facile. Partirei un po' dal titolo, che comunque vabbè, il titolo è abbastanza semplice perché è il nome del movimento, che già a suo tempo hanno azzeccato benissimo. Il sottotitolo che ci abbiamo messo un po' a sceglierlo è perché volevamo un po' contestualizzare un po' questo libro. Abbiamo scelto, vabbè, viaggio semplice perché è stato un viaggio alla fine in 10 realtà. Agricolture l'abbiamo scelto perché Genere Clandestino non è semplicemente un movimento rurale, è un movimento che comunque sia dalla sua nascita, poi col passare degli anni, con i vari incontri nazionali, è riuscito a creare delle forti connessioni, delle forti relazioni fra la città e la campagna. Con agricoltura, appunto, non, cioè, mettere semplicemente agriculture, nel senso stretto di agricoltura, ci sembrava di far rimanere fuori appunto un ampio settore che fa parte anche di Genere Clandestino, che sono appunto i consumatori, meglio detto coproduttori, tutte le persone che gravitano all'interno appunto dei vari mercati e delle varie iniziative in città. Dall'altro lato, ovviamente, è un movimento con una forte connotazione rurale, quindi insomma si sta parlando di persone che la campagna la vivono quotidianamente, la lavorano e quindi con questo nome abbiamo cercato di mantenere insomma insieme i due ambiti resistenti, perché fondamentalmente sì, resistono a parte la crisi e altro, però resistono soprattutto alle norme dell'agroalimentare, resistono alle regole del mercato, resistono a tutti i vincoli imposti, che gli vengono imposti dall'alto. Ai tempi delle grandi opere, perché un po' non volendo, alla fine ci siamo ritrovati nello stesso anno di Expo 2015, che è un po' appunto l'antitesi di quello che è Genuino Clandestino, in quanto ovviamente rappresenta tutta una fuffa che si sta, con una narrazione tossica, sta cercando appunto di uno, appropriarsi delle parole del mondo contadino e di quelle che fondamentalmente sono le pratiche che quotidianamente tutte le realtà territoriali di Genere Clandestino fanno in Italia dalla mattina alla sera. E ultimamente si stanno cercando anche di appropriare sia anche un po' del libro, perché abbiamo già visto alcuni articoli e stanno cercando di buttare diciamo, il libro da una parte che non è ovviamente né la nostra né quella di Genere Clandestino. E poi perché ovviamente con grandi opere non si intende solo Expo, si intende la TAV. Si intendono i vari inceneritori, le varie grandi opere nei territori stanno appunto uccidendo quelle poche forme di resistenza e di agricoltura contadina. Come viaggio fondamentalmente abbiamo scelto queste 10 tappe, che magari voi vi spiegheranno meglio anche le altre ragazze, perché comunque cioè, Genere Clandestino è un movimento veramente eterogeneo. È impensabile di poterlo descrivere con un libro, vuoi con tante foto, vuoi con 10 realtà, perché comunque all'interno di ogni territorio ci sono delle differenze molto forti. Dalla Sicilia al Piemonte ovviamente ci sono realtà completamente differenti e ovviamente ci sono delle risposte differenti che le varie reti danno alle varie problematiche territoriali. Però quello che ci sentivamo un po' come obiettivo e come strumento era appunto riuscire a creare un qualcosa che potesse diffondere le pratiche di Genuino Clandestino. Genuino Clandestino è un movimento abbastanza anomalo, non ha gerarchie, non ha portavoci, non ha uffici stampa, non ha segreterie, non ha niente di strutturato, perché comunque Genuino Clandestino si basa sulle relazioni. Le relazioni si creano attraverso 2 incontri annuali in varie parti d'Italia, a rotazione, si creano attraverso i vari incontri appunto che vengono fatti durante gli anni e non ci sono appunto delle gerarchie. Questo permette appunto
la massima fra virgolette, autonomia e eterogeneità del movimento, perché non è che c'è una linea dettata, c'è un manifesto di principi condivisi a cui qualunque realtà si sente appunto di aderire e di rispettare nella pratica quotidiana questi principi, ne può far parte. Io alla fine per ora concluderei, comunque ringraziando ovviamente questo muro di gente che ho davanti e tutti appunto i coproduttori, le coproduttrici e tutte le varie realtà che ci hanno ospitato e supportato durante il viaggio. Grazie. Io volevo aggiungere solo due cose prima di introdurre i special guest di questa sera, che sono tanti. Questo libro può essere insomma una goccia nel mare di quello che è Genuino Clandestino e tutti, non solo questo movimento, ma chiunque fa agricoltura contadina oggi magari ancora non conosce questa dimensione, ma ci si può riconoscere. E quello che abbiamo un po' cercato di fare con questo libro è, secondo me, comunicare rappresentazioni diverse dell'agricoltura e dell'agricoltura di chi la fa veramente, l'agricoltura contadina. Cioè, soprattutto in un momento, come diceva prima anche Michele, come questo, in cui tanti, non solo Expo, ma già da tempo, si stanno riappropriando di alcuni termini, o comunque non è solo un fatto di riappropriarsi di queste pratiche, questi termini, ma è una visione che ci trasmette il pensiero unico del neoliberismo di fare le cose solo in un certo modo. Quindi chiunque esce da questi criteri non si riconosce. Quello che abbiamo cercato di fare noi, che è appunto molto poco rispetto a quello che c'è da fare, è di fornire delle rappresentazioni diverse che non escono nei media, non escono alla televisione, non escono nelle pubblicità e tantomeno nelle retoriche più recenti legate all'Expo, di chi veramente prova a stare in campagna, magari con pochi mezzi, producendo cibo sano, biologico, magari certificato attraverso processi collettivi. Nel video prima si sente una frase che a risentirlo per la terza o quarta volta l'ho notata oggi, che è il mercato è un momento sovversivo e questo è alla fine quello che vogliamo trasmettere, le esperienze di vita di persone che sono tornate in campagna, e non solo loro, che attraverso le loro pratiche in campagna creano un'alternativa per chi mangia, ma anche chi in città può scegliere vie diverse. Cioè, noi stasera siamo qua ospitati da Eat the Rich, che è una rete che fa pranzi biologici a prezzo libero. Cioè, se uno lo legge dal di fuori, praticamente è già la rivoluzione. E questa è un po' la chiave che questo libro può rappresentare. Cioè, mentre tante rappresentazioni all'esterno ci danno un'immagine stereotipata dei fondi, dei finanziamenti, delle norme per produrre in un certo modo, quello che noi abbiamo conosciuto andando nei terreni, conoscendo le persone, è che ancora di più nell'agricoltura che in altri lavori si tratta di scelte personali, scelte di vita che ti coinvolgono fino in fondo. E quindi questo è il mio parere, che magari insomma non abbiamo ancora discusso tanto neanche fra di noi del libro, ma secondo me le resistenze contadine, chi sta in campagna in questo modo sarebbe bello
se si potesse raccontare di più, no? Mentre tante rappresentazioni le subiamo dall'esterno, oltre a fare pratiche di vita diversa, dovremmo imparare a raccontarci. E per questo noi oggi abbiamo qua anche delle persone che fanno teatro e che ci leggeranno delle parti del libro, del racconto scritto da Michela Potito, perché il libro si divide in due parti, per quanto riguarda i testi, un racconto di viaggio e invece delle parti più tematiche di approfondimento. E noi oggi abbiamo qua, appunto, a parte questo intervento a cui adesso lascerò la parola, abbiamo anche alcune persone delle realtà che ci hanno ospitato in giro per l'Italia, e quindi sarà una presentazione anche speciale, vorrei dire diversa rispetto alle altre volte. Lasceremo la parola a loro, perché questo libro, questa è la mia visione, può essere uno stimolo, e forse per qualcuno lo è stato, di raccontarsi, no? Non subire queste rappresentazioni in cui non ci riconosciamo, e oltre a fare le cose scambiarci informazioni. Quindi lascerei la parola a questo punto ai nostri artisti, lettori, non so come... Allora, entriamo a scuola. C'è il gioco dell'oca, con i bambini come pedine, e 50 fogli a 4, numerati e illustrati da loro, messi lì sul pavimento. Li dispongono a terra, cercando di capire quale casella vada prima e quale dopo, e come dislocarle in modo che ci siano tutte quante, che abbiano ognuno il proprio spazio lì, nello spazio a nostra disposizione. La casella con il fiume disegnato recita: fatti trasportare 10 caselle in avanti, oppure il profumo dei fiori ti rilassa e ti addormenta. Perdi un giro, i funghi ti portano nella direzione giusta, vai avanti 10 caselle e così via. L'apprendimento esperienziale, dice Rosa, è molto importante. Giocando al gioco dell'oca i bambini imparano a contare spostandosi nello spazio, per capire il concetto astratto di dentro e di fuori, ad esempio, piuttosto che riempire pagine di quaderni con disegni di contenitore, si possono invitare i bambini a tirare i giocattoli fuori dalle scatole e poi a riporli dentro una volta finito di giocare. Io e Rosa ci guardiamo complici, osservando Emanuelito, il bimbo più piccolo della scuola, che si è ritirato in una stanza e ha iniziato a contare davanti a un gioco dell'oca da tavolo. Sì. Meglio di così non potevo capire. Emanuelito, che ha 3 anni, e prima, mentre gli altri giocavano, lui si arrampicava sulle spalle di Daniele e faceva le giravolte, capito? Ma nello stesso tempo imparava a contare. Tutte le decisioni a Europia vengono prese all'unanimità nelle assemblee delle comunarde. Per cucinare, per il forno, per l'uso delle auto, per la raccolta delle olive, ci sono dei fogli appesi sopra il camino, in cucina. Il lunedì sera ciascuno è invitato a segnare il proprio nome sulle varie tabelle. Carlotta è molto felice perché oggi ha sfornato una focaccia ripiena fatta secondo la ricetta di un'amica napoletana, così domani i raccoglitori di olive avranno il pranzo al sacco. Il pane, a Europia, è così buono che non mangeresti altro tutto il giorno. Crosta dura, mollica, morbida ed elastica, con i buchi grandi, proprio come il pane tipo Altamura che compri dal panettiere. Solo che quello non ha sapore, mentre questo ha tutto il sapore del grano con cui è fatto. La farina è semi-integrale o integrale, di grano duro o farro. Il forno è attivo tutti i giorni e in un anno vengono panificati circa 60 quintali di grano duro, 30 di grano tenero e 8 di farro, coltivati per conto di Europia da agricoltori della zona di Grottaglia e Cisternino. Fuori dal forno c'è una montagna di fascine di olivo, impacchettate come fossero ballini di fieno da una macchina per ballini,
adattata per lavorare con il legno. Ad ogni infornata se ne va una. Oltre al pane, il forno di Urupia sforna frise, biscotti vegani e taralli. C'è una macchina che taglia l'impasto dei taralli a grissini per essere arrotolati uno a uno a mano ed essere disposti attaccati nella teglia, così non si bruciano. I taralli di Urupia li conosco bene, perché ad ogni mio passaggio al banchetto di Giovanni al mercato XM24 ne assaggio uno e, come me, credo un sacco di altre persone in tutta Italia, in altri mercati, al banchetto di Urupia. Tarallucci e vino. Un connubio mitico, mai così ricco di significato come qui. Perché i primi sono prodotti di un forno non a norma di legge, quindi genuini e clandestini. Il vino invece è prodotto d'eccellenza con tutte le carte burocratiche in regola. Non vi è alcun dubbio, in bocca, insieme, ci stanno una meraviglia. Il sogno degli abitanti presenti, passati e futuri di Urupia è difficile da definire e rinchiudere in due frasi. Vola così in alto che non si riesce né a prendere né a descrivere. Ma c'è. E lo sappiamo tutte di cosa si tratta. Altrimenti non saremmo qui, io a scrivere questo diario e voi a leggerlo. Beh, a questo punto siamo arrivati alla favola. È un libro completo. Diario, invocazione politica e favola. Questa è la favola degli avocado, la potremmo chiamare C'era una volta il giardino del custode. Nelle zone del mare dell'Ametino, un grosso proprietario terriero aveva un giardino di avocado alti 20 metri, i cui frutti lasciava cadere e marcire a terra. Totò andò dal custode del giardino a chiedere informazioni e scoprì che l'azienda agricola si estendeva su 300 ettari, coltivati all'agrumeto nella piana di Lamezia, e che i prodotti erano venduti alla grande distribuzione organizzata, GDO. Degli avocado l'imprenditore agricolo non se ne faceva nulla, perché la GDO vuole il pacchetto esotico, compreso di papaya, mango e magari tamarindo. Ma di avocado da soli proprio non ne vuole sapere. Qui entra in gioco la squadra di raccoglitori, Totò, Cici e Giovanni, che vendono agli amici i frutti. I proprietari dei custodi si aspettavano che Totò arrivasse con trattore e montacarichi per raccogliere quintali di avocado in una sola volta, ma sono rimasti spiazzati nel vedere che il lavoro della squadra è manuale e raccoglie di volta in volta solo le quantità ordinate, recandosi quindi spesso nel giardino. I raccoglitori si servono di scale e di un'asta lunga 4 metri con una forbice all'estremità. Rivendicano questa scelta perché permette di evitare l'impiego di motori alimentati con energie non rinnovabili e consente un rapporto più diretto con la terra, come un corpo a corpo, per osservarla e comprenderla, al contrario dell'aggressività dei mezzi a motore. Tanto per capirci, nel 2013 Totò e Cici, aiutati da amici e familiari, hanno raccolto a mano in 40 giorni 100 quintali di olive. Gli avocado sono le uniche piante non trattate insieme ai pompelmi rosa. Il giardino del custode è libero da veleni, a differenza dei 300 ettari di agrumi della piana di Lamezia. Per terra è un tappeto di foglie e frutti caduti. È probabile che nei supermercati sul lungomare ci siano i pompelmi rosa di Israele a 3 euro al chilo, ma io qui ne ho mangiati due, buonissimi, raccolti da terra. La tensione verso la semplicità, dentro e fuori, si sente forte in casa di Ceci e Totò. In ogni momento della vita quotidiana, nelle scelte consapevoli dell'alimentarsi,
il cibo cura. E se trattato con rispetto genera il risveglio della responsabilità dell'esistere. Queste scelte hanno un impatto reale sull'economia domestica e le spese diminuiscono. Totò e Ceci non consumano prodotti dell'industria alimentare, no? Spendere meno per il cibo permette loro di avere bisogno di meno soldi e quindi di lavorare meno. Di vivere nel tempo senza tempo dei raccoglitori, nomadi nel lavoro e nell'attività politica, divisi tra la città e la campagna. Il sogno di Totò e Ceci è di avere sempre grande rispetto per le amicizie, per le relazioni, per le persone, per gli animali e per la terra, fiduciosi che questa è la via per assumersi pienamente le responsabilità dell'esistere. Prendersi il tempo per parlare, guardarsi negli occhi, capirsi, sognare, immaginare i passi successivi, vivere hic et nunc, qui e ora. Grazie mille per queste letture evocative, se riesco a sbrigliare il microfono, grazie. E prevedevamo di avere qui con noi sul palco gli ospiti delle tappe che ci hanno ospitato in giro per l'Italia e che stasera sono qua presenti, quindi vi chiamo su, prego. Alcuni non li vedo neanche. A Michela l'abbiamo persa, non so, Michela torna fra noi. Non so, se volete dire qualcosa, aggiungere? No. E gli altri, non so, vieni. Venite, se riuscite a scavalcare la folla. Fate tipo la rosta. Vabbè, intanto partiamo... Volevamo un po' intanto presentare, adesso con noi ci sono alcuni rappresentanti di Terre di Paliche, Terre Forti in Sicilia, Emanuele e Ciro, e niente, io vi lascio la parola, voi vi presentate e poi ci raccontate qualcosa anche in relazione a come avete vissuto l'esperienza nostra, la nostra presenza di quattro persone fra i piedi e cinque giorni. A me manca la parola, sapete perché? Perché un luogo come questo, che voi considerate scontato, un luogo sociale del genere, a noi è stato tolto 5 anni fa, manganellate a Catania, mi manca tanto, per cui concedetemi di salutarvi dicendo ciao compagni. Io sono Emanuele, vengo da Catania, contadino per scelta da 5 anni. E... Ciao, io sono Ciro e anch'io sono un contadino per scelta e consapevole da 5 anni. Ovviamente le scelte che ci hanno portato a lavorare la terra, a lavorare in un determinato modo, e... Non ci dilunghiamo a raccontare il perché, contro chi combattiamo, penso che sia raccontarlo, spiegarlo in quest'ambito sia retorica. Quello che vorremmo raccontare, il senso di quello che vorremmo raccontare è un percorso personale, una scelta quasi individuale che cercava subito una visione collettiva per quello che mi riguarda. Per quello che mi riguarda, ripartire dalla terra, dopo che ci avevamo tolto tutto, dopo che ci hanno tolto tutto, tutti i nostri diritti, diritti sociali, dopo che vedevo la mia Sicilia per l'ennesima volta, insomma la stavo per abbandonare, per andare a cercare lavoro fuori, a un certo punto ho deciso no, io rimango e riparto dalla terra, la coltivo,
cerco di creare un'organizzazione, un sistema che possa essere ripetibile, possa essere replicabile, senza scendere a compromessi, coltivo in un determinato modo, cerco di vendere direttamente il mio prodotto, perché tutta la filiera alimentare è gestita dai soliti noti. E nell'anno in cui l'ho fatto, stranamente tante altre persone che non si conoscevano hanno scelto in Sicilia di fare questa cosa. Ciro, che poi lo racconterà, in quegli anni era qui a Bologna che studiava, ma il richiamo della terra è arrivato anche per lui, è tornato di corsa Osuli da Chiana in Sicilia, è iniziato anche lui a lavorare la terra. Si è iniziato imparando dai contadini come si faceva una volta, un mestiere si arrobba, il mestiere si guarda, il mestiere si impara, così guardando e lavorando insieme alle persone più anziane. E in questo racconto vorrei dire l'importanza che Genuino Clandestino, questo movimento, ha avuto nella mia vita. Perché nel momento in cui questa scelta quasi folle, no? Perché tutti diciamo che caspita va in campagna, non conviene lavorare in campagna, non si vende, la terra la stanno abbandonando. Dati Istat, 1680 km quadrati di terreno agricolo in Sicilia sono stati abbandonati, ma i dati si dovrebbero aggiornare perché sono molto di più. Quindi in un periodo in cui non si coltiva più, addirittura non c'è acqua irrigua, che era in mano ai consorzi di irrigazione, se non c'è acqua non c'è anche agricoltura, in un periodo in cui tutti i piccoli agricoltori in Sicilia abbandonano e questi terreni vengono svenduti e si sta ritornando al latifondo, quindi vengono comprati sotto banco a niente, Da grandi aziende agricole, da multinazionali, noi scegliamo di ritornare alla terra, noi che veniamo da percorsi di collettivo, noi che veniamo da lavori di ufficio, ritorniamo alla terra in posti diversi, Ciro ad Augusta e poi racconterà, e io in un paese inculatissimo nell'entroterra della Sicilia, e da solo. Inizialmente eravamo tanti a voler fare questa cosa, ma poi alla fine, nel momento di comprare terra, mi sono ritrovato veramente da solo. E ho iniziato da solo con una visione, però vi ripeto, di un sistema di lavoro collettivo che potesse rivolgersi nuovamente a una collettività, a una comunità cittadina che non esisteva più, perché le comunità non esistono più. Non ci si parla più neanche da balcone a balcone. E quindi un lavoro che è iniziato 5 anni fa di vendita e di produzione di olio, di arance, di ortaggi, iniziando dal porta a porta, iniziando in città a parlare con i vicini, cercando di fare mettere i vicini insieme e creare piccoli gruppi d'acquisto che poi sono cresciuti un po' di più. Ecco, in questo lavoro, in questa dimensione solitaria, io incontro un ragazzo, vi dico questo perché è importante, io incontro un ragazzo in campagna che aveva perso i genitori entrambi, che si era lavorato in agraria e che aveva avuto tanta terra ma che non sapeva cosa fare e che con difficoltà per 3 anni l'aveva coltivata da solo a Paternò. Questo ragazzo l'ho incontrato per caso in quel territorio dove ho scelto stranamente di andare a comprare terra pure io con difficoltà, perché ho venduto casa mia in città, insomma non avevo soldi per comprare terra, quindi ho venduto tutto quello che potevo per comprare questa terra. E questo ragazzo che si trovava accanto soltanto agricoltore di 80 anni e che era rimasto solo, non aveva fratelli, aveva perso i genitori, appena mi ha visto, appena ha capito la scelta che avevo fatto, mi ha aperto le braccia, mi ha ospitato a casa sua, perché io ancora non avevo finito i lavori che ho imparato a fare anche il muratore, comunque di ristrutturazione di questa casetta in questa campagna senza luce elettrica, quindi facevo avanti e indietro 40 km da Catania a Paternò. Lui, appena ha visto un altro ragazzo fare questa scelta, senza neanche conoscerlo, gli ha aperto casa sua, e per un anno e mezzo ho vissuto e lavorato insieme a Pasquale. Fino a quando ho incontrato i ragazzi di Genuino Clandestino, che sono venuti a Catania per una bella iniziativa. E non sapete l'importanza che per me, Pasquale, per tantissime altre persone in Sicilia, ragazzi che hanno fatto questa scelta, sapere che c'è un movimento a livello nazionale
che si era posto i nostri stessi problemi, che aveva fatto la nostra stessa analisi e che aveva scelto di imboccarsi le maniche e creare un'alternativa, crearla, costruirla giornalmente partendo dalla terra. Quindi io per questo ringrazio ufficialmente, ringrazio ufficialmente il Movimento Ingegnerio Clandestino per quello che significa nella lotta di tutti i giorni, per quello che significa nella resistenza, che è un'agricoltura anche in Sicilia, in luoghi dove poi non è semplice lavorare, non è semplice vivere, luoghi dove il territorio che ha i suoi equilibri che da 50 anni e passa si sono creati e che ci ha espulso quasi subito ci ha cacciato via, quasi subito ci ha bruciato tutto, quasi subito ci ha ucciso gli animali, perché degli occhi indiscreti in quel luogo non potevano stare, delle facce pulite non potevano stare. Ecco, avere un riscontro a livello nazionale, non essere soli, condividere queste tematiche, individuare gli obiettivi e portarli avanti insieme è stato fondamentale in questi anni, lo è ancora di più adesso che da singolo sono riuscito a estendere questo progetto finalmente a sette persone, sette ragazzi, ed è nata Terre di Paliche. Abbiamo lasciato quel luogo iniziale dove siamo stati espulsi per andarci a lavorare insieme velocemente due volte a settimana, per spostarci in un altro luogo, Ramacca, dove un'azienda in crisi con più di 100 ettari ci ha dato la possibilità di avere mezzi agricoli, capannoni inutilizzati, acqua gratis perché ci sono i pozzi, trattori, terra, e quindi noi ci siamo trasferiti insieme in questo luogo, abbiamo costituito la comunità Terre di Paliche, e per me è stato, molti dicono, hai mollato Scidiguri, hai mollato la tua terra dove la mafia ti ha cacciato via. Io non ho mollato niente, è stato un passo indietro solo per prendere la rincorsa. Io non ho mollato niente perché a un certo punto io che cercavo comunità, io che chiedevo comunità, io che volevo lavorare con una comunità alla terra per ricostituire, ripopolare le campagne dove c'è degrado, dove c'è abbandono, si innescono meccanismi strani, ok? Quindi la soluzione per la Sicilia e per l'entroterra rurale della Sicilia non è militarizzare i luoghi, ma tornare a riviverli, a coltivarli, a creare comunità rurali. E la comunità non è un luogo che te la dà, la comunità è fatta dalle persone. Allora queste persone, sette di queste persone, hanno avuto la possibilità di a 20 km a Scidicuni di avere questa terra, stiamo ripartendo da là, ma ci stiamo ramificando nel territorio perché il nostro progetto, che mira sicuramente non solo all'autosostentamento ma a creare un sistema alternativo, un sistema diverso che possa funzionare. Non andiamo dietro al mercato, siamo stanchi anche di lottare per far cambiare le politiche agricole, e ci stiamo provando, facciamo sicuramente attivismo nel territorio, facciamo controinformazione, però parallelamente ci costruiamo un sistema che ci permette di vivere giornalmente, di vivere dignitosamente col lavoro che facciamo tutti i giorni e di costruire rapporti nelle città. Lavoriamo, scegliamo di fare i nostri mercatini con Terreforti, che è praticamente il Genio Clandestino Catania, all'interno di quartieri degradati della città, all'interno di quartieri soggetti a speculazione edilizia. Vendiamo i nostri prodotti, quelli che secondo noi è giusto che possono viaggiare, le arance e l'olio, il resto gli ortaggi li vendiamo sicuramente a chilometro zero. Gli altri prodotti li spediamo ai gas, ai gruppi d'acquisto in tutta Italia, quelli che ci stanno cagando, perché insomma non è semplice lavorare in questo settore, anche qui ci sono i monopoli. E quindi l'importanza anche di questo viaggio, noi siamo qui in una delle tappe di oltre 40 realtà che andremo a visitare in questo viaggio per l'economia solidale, perché l'economia solidale non è solo una cosa figa, che bello l'economia solidale, è un sistema, un gruppo d'acquisto, un sistema che deve funzionare. Ci sono tante cose che secondo noi in questo sistema non funzionano, allora stiamo facendo un viaggio a vedere tutte queste realtà per capire innanzitutto cosa ha spinto un gruppo a diventare un gruppo d'acquisto,
a capire come si sono organizzati, a capire se possiamo migliorarli e soprattutto a metterli in connessione tra di loro, perché ci siamo resi conto che molti gruppi d'acquisto nella città non si parlano, si fanno anche la guerra, invece si deve creare una grande rete di gruppi d'acquisto affinché questo sistema possa realmente funzionare. Adesso passo la parola a Ciro. Grazie. Io probabilmente non sarò vocalmente evocativo come i nostri amici attori. L'inizio del mio discorso ovviamente è fondato sui ringraziamenti che vanno ai quattro autori del libro che con questo libro mettono un tassello importante in quella che è la costituzione di comunità in lotta per rideterminare intere aree rurali. E loro è importante proprio perché è una testimonianza scritta, è una testimonianza fotografica che cancella quelle male lingue che soprattutto in questi giorni ci stanno etichettando come hippie, come anarchici, come semplici usciti dai centri sociali che ritornano alla terra semplicemente per avere una visione bucolica e godere di questa meraviglia che è la creazione. Il nostro è un ritorno alla terra con consapevolezza, con voglia di creare lavoro, di creare relazioni sociali e di poter creare un reddito giusto che venga da attività che non hanno qualsiasi collegamento con lo sfruttamento che possa essere uno sfruttamento umano, uno sfruttamento di quel bene prezioso e fondamentale che è la terra, che poi come vedete ci permette di incontrarci così tanti e discutere su un tema fondamentale e fondante come quello che è il cibo, il giusto cibo e in un'ottica molto più allargata quella che è la sovranità alimentare. Quella che ci tenevo a sottolineare io, l'importanza per me è la vostra presenza, perché attraverso le scelte che i consumatori fanno dalla città si possono veramente rideterminare intere aree. E cominciando dal locale si può pensare a rideterminare poi anche un'economia che sia più su una scala più vasta, quindi pensare anche un'ottica di stravolgimento dell'economia ad oggi dominante attraverso l'impostazione di un'economia di relazione che sia basata sul giusto acquisto e sul giusto sostegno a realtà piccole come la nostra, ma che lavorano onestamente quotidianamente le mani sul terreno e cercano di portare i loro prodotti nelle città dove poi il consumo è più largo e più diffuso. È ovvio che tutto questo, io parlo anche come rappresentante del gruppo Terreforti, che è un movimento agricolo siciliano che è nato sulla fascia costiera orientale della Sicilia tra Catania e Siracusa, quindi terre magnifiche, che ad oggi conta una dozzina di piccoli produttori e trasformatori locali che, seguendo comunque quelle che sono le linee guida e i dettami del movimento nazionale, ad oggi cerca di raggruppare queste realtà e di rafforzare quelle che sono gli obiettivi fondamentali appunto per costituire qualcosa che sia vero, che sia reale. Quindi si parte dalla tematica della tutela dei semi antichi, tanto fondamentali per noi nelle nostre zone rurali e ormai quasi completamente scomparsi e distrutti, al mutuo aiuto, tanto importante quanto ad oggi si pensa semplicemente ad sfruttare i migranti o lavoratori italiani che sono in una condizione di ricatto a causa della scarsezza di lavoro. A temi quali la riconnessione tra le problematiche della città e quelle della campagna, perché una campagna scollegata dalla città non ha alcun senso, come la città scollegata dalla campagna al tempo stesso rimane un contenitore vuoto. E quindi noi abbiamo deciso di metterci la faccia, di aprire i nostri cancelli, di accogliere loro che possono veramente testimoniare con queste pagine. Con queste pagine il lavoro di ragazzi, ragazze, di donne verso un obiettivo quanto più alto possibile, più pulito e più condiviso per tutti da quel punto di vista. Grazie. Io inviterei anche gli altri che sono venuti a salire, insomma, le altre realtà ospiti, se volete, visto che
Se no, cioè, la Sicilia ci occupa. No, state, io mi immaginavo anche tutti insieme, non so se, come l'avevate. Questo è il tipico stile genuino clandestino, cioè improvisation. Arriva anche Paolo. Lasciamo la parola al signore, allora abbiamo qua. Guarda anche il brado, va. Vieni, vieni. Va, chi vuole, va, facciamo, vi autopresentate. Ciao a tutti, io sono Cinzia di Cingia De Botti e delle Cingia Allegre. Noi nasciamo come un collettivo dal centro sociale. E avendo fatto tanti anni in militanza e lavorato sul territorio, a un certo punto abbiamo pensato bene che forse per contestare questo sistema forse era meglio cambiare rotta, vedere un attimino che cosa si poteva fare di meglio. E così ci siamo guardati in faccia e 12 anni fa abbiamo preso la sana decisione di prendere una cascina e cominciare a lavorare la terra, con i pro e contro che questa scelta ti porta, poi, perché comunque abbiamo sempre vissuto in città, per cui di terra ne sapevamo ben poco, per cui l'esperienza, cioè, pian piano siamo riusciti in qualche modo a prendere un po' di terra e a lavorarla. Noi nasciamo come collettivo, ma penso che oggi ci possiamo definire anche comune. Siamo 8 persone che vivono all'interno di questo posto, tra le quali la maggior parte dei quali lavora all'interno della cascina. 2 persone sole purtroppo ancora hanno un part time, ma penso ancora per poco, spero. Questo perché? Perché comunque secondo il nostro modo di vedere la militanza in piazza va benissimo, ma se vogliamo contestare questo sistema dobbiamo sicuramente, andare contro appunto al sistema stesso, cioè boicottare i supermercati, boicottare tutto quello che il consumismo e questa società ci offre, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Grazie. Buonasera a tutte, io sono Carlotta e sono una comunarda di Urupia dove vivo da 15 anni e qui con me c'è Linda che è una ospite da un anno quasi. E Urupia è una comune che nasce nel 1995 e compie quest'anno 20 anni e nasce con l'idea di creare un'alternativa di vita proprio al sistema dominante che non ci soddisfa, insomma, basato sull'autogestione in assenza di gerarchie e di rapporti di potere. Diciamo che questo è quello che cerchiamo quotidianamente di mettere in pratica giorno dopo giorno. E ci sono alcuni principi e un po' di base, insomma, interessante secondo me il lavoro che si fa a Urupia proprio come forma di organizzazione. E non esiste la proprietà privata, cioè le comunarde socializzano tutte le loro proprietà secondo l'idea che solo con una reale eguaglianza economica si possa arrivare a un'eguaglianza politica e quindi a uno scambio reale e paritario. E tutte le decisioni vengono prese all'unanimità. Poi ogni comunarda ha il diritto di veto in modo che si possa tutelare anche l'individualità. E Urupia, per una serie di ragioni anche abbastanza casuali, ha iniziato a lavorare la terra perché la masseria ha una ventina di ettari, quasi tutti oliveti secolari.
e chiaramente anche questo è entrato un po' nello spirito della comune, perché partire comunque dal primario e dal rispetto dell'ambiente che ci circonda, degli animali come delle persone stesse, è tutto, è diventato anche parte del nostro percorso. E chiaramente anche rispetto a Genuino Clandestino vorrei dire una cosa rispetto comunque alle reti e alle relazioni, che secondo noi rimangono comunque centrali. La comune aperta significa che ospita tutte le persone che desiderano conoscerle e passare un periodo di tempo con noi, previo accordo, però questa apertura è anche da leggere in tutta la rete di relazioni che si vengono poi a creare sui diversi livelli, cioè da quello più legato alla terra, ai discorsi che si fanno sulla terra, come la rete Genuino Clandestino a livello nazionale, alle reti e al lavoro molto più faticoso nel territorio che ci circonda, a tutte anche le scelte che si fanno rispetto alla distribuzione dei prodotti con tutte le realtà, i compagni e le compagne, i gruppi d'acquisto, in cui secondo noi comunque la relazione intesa come scambio, conoscenza reciproca e crescita in dei percorsi che possono andare nella stessa direzione, ma anche scambiarsi, prendere spunti l'una dall'altra, sono importanti, contatti che secondo noi hanno un valore molto forte, che a tratti seguiamo un po' malamente, però ce la faremo, insomma, tutte quante. Chi vuole può avere la ricetta della torta napoletana dell'amica. Buonasera, sono Fabio di Semibradi, che è una piccola realtà agricola nel nord della provincia di Perugia, una realtà agricola basata appunto sull'agricoltura contadina, cioè innanzitutto sul soddisfacimento dei propri bisogni interni, e poi facciamo delle attività di allevamento brado di capre e di suini per i mercati, prevalentemente i due mercati della rete Genuino Clandestino in Umbria. Se c'è qualcosa di vero, penso, nelle libere interpretazioni che questi giorni sono girate su alcuni giornali o siti riguardo al libro, proprio questo, diciamo, carattere di ritorno alla terra appunto come scelta politica, non più come un atto di fuga, cioè scappo dal sistema e basta, ma penso che in tante e tanti abbiamo pensato che dalla terra si potesse ripartire, innanzitutto per dare sostanza a percorsi di militanza spesso anche urbani che venivano frustrati palesemente e ripetutamente, e poi perché pensavamo che dalla terra innanzitutto si potesse ripartire ricostruendo relazioni sociali, economiche e anche politiche. Una riflessione sul libro invece riguarda il metodo che le tre autrici e Michele hanno scelto, cioè questo qui di non sottoporre le realtà visitate a questionari o domande o interviste, ma di compartire, diciamo, di condividere alcuni giorni di vita, appunto come scrivono anche sul trailer, cioè sul cortometraggio, rispettando i ritmi dei lavori, del sonno, della veglia, e condividendo con noi delle giornate, penso che poi lì i temi e le riflessioni profonde sono affiorate magari tra una mungitura, un'insalata piantata o un pane impastato. L'ultima riflessione, un'altra riflessione invece sul Genuino Clandestino, cioè penso che la forza di questo movimento chiamato Genuino Clandestino, una delle forze è stata appunto quella lì di costituire una rete reale, innanzitutto tra generazioni, perché noi che siamo, diciamo, un po' neocontadini, oppure che siamo tornati alla terra da poco, portandoci dietro pochi saperi e anche disconoscendo tante cose legate ai cicli naturali, alla coltivazione o all'allevamento. Abbiamo avuto la fortuna in questo percorso di poter incontrare persone più grandi che comunque sia, oltre ad aver aperto spazi di riflessione politica e anche spazi concreti di mercato, erano state anche custodi di alcuni saperi che se no difficilmente si possono incontrare, condividere e apprendere. L'altro punto di forza invece è stato proprio questo incontro tra
gente che stava ricominciando, piano piano negli incontri nazionali o nelle altre occasioni ci siamo riconosciuti, abbiamo approfondito le conoscenze. Secondo me questo ha dato vita a una rete reale che va molto al di là poi del nome di un movimento, proprio una rete relazionale, di relazioni pesanti, che penso ci hanno fatto crescere e ci faranno crescere a tutti e a tutte. Cioè, per esempio, un pomeriggio come oggi con i ragazzi loro a parlare è stata un'occasione, penso, di crescita molto importante, anche perché appunto si parla di agricoltura e quindi ognuno di noi nei nostri territori parte sì da principi similari, ma poi si trova ad affrontare realtà molto complesse. L'ultima cosa a cui accenno è quest'altro aspetto delle riappropriazioni di terre che in due posti, soprattutto ormai da un anno, diciamo, a Caicocci e a giugno sarà un anno anche a Mondeggi, hanno visto tante persone mettersi in gioco e cercare di recuperare appunto terreni demaniali, in un caso i terreni della provincia abbandonati, cercando di declinare appunto questa parola dell'autodeterminazione alimentare di terra bene comune, che non è più uno slogan ma è qualcosa che si sta cercando di realizzare. Logicamente sono esperienze instabili, cioè sono esperienze esposte anche a un alto rischio di fallimento, perché dentro queste riappropriazioni di terre collettive si abbinano dentro molti fattori, cioè innanzitutto quello lì di dover far nascere e far crescere un gruppo tra persone che spesso si sono incontrate appunto in questi posti, poi quello di prendersi la responsabilità di recuperare zone che avrebbero potuto produrre cibo per il posto e che invece i poteri pubblici hanno abbandonato dopo averci speculato sopra, e infine quello lì di cercare di coniugare, diciamo, l'aspetto della propria vita, cioè quello lì che gli dà la terra, cerco di trarre un sostentamento, però facendo un passo in avanti dicendo io sto su queste terre non solo per me stesso o per il mio gruppo, ma cercando di aprire queste terre a un uso della collettività, cercando veramente di costruire la sovranità alimentare e sociale dei territori. Sono esperienze che secondo me meritano l'appoggio di tutte e tutte nelle varie parti d'Italia, e vi invito, se potete o quando volete, a visitarle, perché c'è tanto da capire, c'è tanto da appoggiare e insomma sono tentativi reali di costruzione di autonomia e di pratiche orizzontali sulla terra che ci sono in Italia. Grazie a tutti e tutte. Ricordo giusto, Caicocci è in Umbria, vicino a Umbertide, Mondeggi è vicino a Firenze, Bagnaripoli, per chi non avesse mai sentito parlare. E poi non so se ci sono domande. Io non c'ho una domanda, però volevo ringraziare VAG che ci ha ospitato, la rete In The Reach delle mense che ha cucinato per tantissimi e tantissime, e ovviamente tutti presenti. Se qualcuno ha delle domande sul libro, sul movimento, sulle realtà, su quello, il microfono è libero. Se tutto chiaro, a posto, vi lasciamo liberi. Grazie.